Ciao e ben ritrovati sul mio canale. Vi parlo per la prima volta dal mio piccolo appartamento a Londra. Ho trovato questo flat, questo piccolo bilocale che condivido con mia cugina brasiliana, che anche lei è qui per un'esperienza breve da queste parti, in quel di Londra. E vi farò vedere, se volete, vi faccio anche un tour, un flat tour di questo piccolo appartamento a Chelsea, vicino, anzi, alla parte tra Chelsea e Fulham, sostanzialmente, che è una bellissima posizione, però un po' trafficato, con un po' di rumore, che io no, assolutamente non sono più abituata a questi rumori. Ma questo video voleva essere un po' una piccola introduzione alla mia nuova vita, breve o lunga che sia, a Londra, e per rispondere un po' alle vostre domande, perché io sulle stories di Instagram, insomma, chi mi segue mi ha accompagnato nel lungo viaggio dalla Norvegia fino a Milano e poi da Milano fino a qua a Londra. E mi chiedete tutti: ma perché sei andata via dalla Norvegia? Ma perché adesso ti trasferisci a Londra? Avevo capito che andavi in Angola, non a Londra. Cosa ci fai là? E quindi questo video è un po' per spiegare il motivo per cui ho scelto Londra e un po' chiacchierà con voi perché tanti italiani vengono a Londra. Perché proprio Londra? Allora, premetto che Londra è sempre stata una città che mi ha attratto tantissimo. Sono venuta qui per turismo, per venire a trovare degli amici una miriade di volte, almeno 15 volte. E tutte le volte che vengo trovo che sia una città molto eclettica, anzi addirittura sembrano tante città in una. Tutte le volte che sono venuto ho fatto esperienze diverse, sempre nuove. Non ho mai avuto la sensazione di ripetere qualcosa. E insomma, chi mi conosce ormai, mi segue da un po' di tempo, sa che io sono una persona che si annoia moltissimo, se faccio sempre le stesse cose io veramente non ce la posso fare. Quindi una città come Londra è per me abbastanza, come dire, a puntino, proprio perfetta per me. Ma perché proprio Londra? E perché mi sono trasferita qua? Per quanto tempo starò? Eccetera, eccetera. In realtà non ho un progetto vero e proprio, nel senso che avrei dovuto aspettare il visto per l'Angola a Milano. E chiaramente una delle opzioni è stata: resto a Milano ad aspettare per circa un mese e mezzo, o vado da un'altra parte qualsiasi nel mondo, perché come sapete io anche lavoro online, quindi come insegnante italiano online, oppure come digital marketing, digital marketer. È quella che viene chiamato in gergo una digital nomad, quindi una persona che può lavorare semplicemente online, dovunque nel mondo. E farò un video molto presto su questo argomento. Però perché non spendere questo tempo in un posto che conosco, che mi piace, che mi può dare delle possibilità di conoscenza, di progetti, di idee, insomma, di persone? E quindi ho detto: vabbè, facciamo un periodo a Londra e vediamo come va. Quanto tempo starò qui? Non lo so appunto, cioè sicuramente nel mese di settembre e ottobre, poi si vedrà, dipende anche dai tipi di progetti che attivo qua, se mi trovo bene, se non mi trovo bene, tutta una serie di cose e quindi boh. Anzi, moltissimi mi chiedete: ma come fai, Yara, a vivere senza un progetto a lungo termine? Cioè, come fai a non sapere che cosa fai fra 3 mesi? Ecco, è una domanda a cui mi piace molto rispondere perché io non sopporto invece sapere che magari per i prossimi 6 mesi, 8 mesi farò sempre la stessa cosa. Quindi il fatto di non avere un piano o di non sapere che cosa farò fra 3 mesi in realtà mi intriga, mi piace, mi mette energia. Quindi non, sì, un po' di ansia certamente, ma più che altro per il lavoro, insomma, devo programmare molto bene i progetti, i lavori e soprattutto gli incomings, cioè quello che guadagno. Però in realtà è una cosa che mi stimola, ecco, non so come dire, mi stimola proprio, mi fa vivere, è la mia vita, è conoscere. Io sono una persona molto curiosa e molto attiva e quindi questo tipo di stile di vita lo adoro, a dir la verità. Tornando all'argomento principale, che è perché Londra? Allora, secondo me ci sono tanti motivi per cui tanti italiani scelgono di venire proprio a Londra. Anzi, secondo me sono 4 motivi principali. Uno, perché ovviamente è una città, una grossa città, dove si parla inglese. E come sappiamo, noi in Italia è abbastanza complicato e difficile imparare l'inglese bene. Quindi fare un'esperienza all'estero in un paese di lingua inglese è fondamentale per noi italiani. E forse la più veloce, la più facile è proprio Londra. L'altro motivo è perché è vicina all'Italia e quindi ha anche dei voli low cost, Ryanair,
che tra l'altro non mi piace, voi lo sapete, che ho avuto dei problemi con Ryanair, comunque EasyJet e tanti altri compagnie low cost che fanno dei voli veramente a basso costo, soprattutto per Milano, Roma, eccetera. E il terzo motivo per cui gli italiani, compresa me, io mi ci metto dentro, è assolutamente, scelgono di andare a Londra, è proprio perché conoscono qualcuno a Londra. Alzi la mano di voi chi non ha amici o conoscenti che vivono a Londra. Tutti conoscono qualcuno che vive a Londra, e quindi è più facile andare in un posto dove sai che c'è qualcuno, sai che magari questa persona ti può dare una mano, può dare dei consigli. Chiaramente tutte le cose si possono anche scoprire tramite Google, YouTube, consigli su come trovare casa, che tipo di lavoro si può trovare a Londra, quanto costa la vita, però saperlo da qualcuno che tu conosci direttamente, che te lo racconta come esperienza sua di vita, non so, ti fidi di più, è meglio. Quindi sicuramente un fattore che ho scelto, anche il mio motivo per cui ho scelto Londra, è anche perché ho dei carissimi amici, i miei 2 milioni di amici vivono... non fate così a Londra, non fate così, tra l'altro. Io ho la mania di far così, invece bisogna far così, così, ma non così, perché è un gestaccio. Vabbè, comunque, sì, ho 2 amici che vivono a Londra, i miei 2 più cari amici, a dire la verità. E in più avevo mia cugina che mi ha messo un po' la pulce nell'orecchio, mi ha detto: Yara, ma senti, io sono qui a Londra, ma se non hai niente da fare, perché non vieni anche tu? E quindi, insomma, ho deciso all'ultimo secondo, veramente tipo 10 giorni prima di partire, dopo Ferragosto, ho deciso, vabbè dai, da settembre vado a Londra. E il quarto motivo, che non mi ricordo più, comunque è sicuramente perché, ecco, è una città veramente dove trovi di tutto e di più, come lavori, come corsi, come cose da fare, attività, concerti, spettacoli, cioè è veramente, credo che sia la capitale del mondo, lato Europa, si trova di tutto e di più, di nazionalità, di personalità, veramente. Ieri ho visto una tipa, a proposito di personalità, vestita con praticamente una sottana di seta e le ciabatte quelle di pelo, non ho fatto in tempo a fare la fotografia, ma la cosa che mi ha colpito è che nessuno la guardava, cioè nessuno si girava a dire, ma questa qua come vestita? In realtà, cioè, a Londra vedi talmente dei tipi strani che la gente è abituata, ma assolutamente non c'è nessun problema andare in giro in mutande. E che forse è anche il bello di Londra, che tu puoi essere completamente te stesso e chiunque può andare in giro vestito come cavolo gli pare, che nessuno lo guarderà, nessuno lo giudicherà, perché c'è talmente diversità qua, ed è forse anche quello che mi piace e allo stesso tempo mi stimola di stare qua. Certo, ci sono anche delle cose negative, infatti io poi, chiacchierando con i miei amici che vivono qua da tanti anni, molti se ne vogliono andare, cioè sono proprio stufi, stanchi, dicono che Londra proprio ti asciuga l'energia, perché spendi tanto tempo nei mezzi pubblici, nei trasporti pubblici per andare a lavoro, andare a trovare un amico, che quasi sempre la persona che devi andare a beccare è dall'altra parte della città, quindi ci metti un'ora. In generale, comunque è una città molto 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 viva, quindi non hai un momento di tranquillità, un momento dove non c'è nessuno, non vuoi parlare con nessuno, non ci sono rumori, è molto difficile trovare degli ambienti calmi e tranquilli, cioè l'esatto opposto della Norvegia. Cioè, anzi, io ho deciso di venire a Londra anche perché in Norvegia era troppo troppo tranquillo, veramente, soprattutto a Drammen, dove vivevo io, non c'era praticamente nulla da fare, nessuno da incontrare, gli orsi bianchi praticamente, basta. No, però a parte gli scherzi, saltare da Drammen a Londra è stato sicuramente un molto 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 radicale come cambiamento. E però i miei amici che vivono qua non ne possono più, spendi tanti soldi per fare qualsiasi cosa, raramente mangi a casa perché magari sei solo. Io conosco molta gente che vive qua da sola o magari in condivisione con degli estranei in casa, quindi magari ti chiudi nella tua camera, non è che puoi fare tutte le sere a guardare Netflix sul computer da solo in camera, quindi cosa fai? Esci, mangi di là, mangi di là, con i colleghi, con gli amici... E quindi alla fine finisci per spendere un sacco di soldi, quindi anche se si guadagna bene, si trova facilmente lavoro, si spendono un sacco di soldi. Considerate che un abbonamento della metropolitana, di mezzi pubblici per le 2 zone, 1 e 2, ancora così, Yara basta, 2 zone, costa circa £130,
che sono 140-145 euro. È tanto, anche se gli stipendi sono comunque buoni, insomma, uno stipendio minimo è intorno ai 1800, insomma, quelli che per noi sono le 1200, qua sono 1800-1900 euro. È comunque una città dove tutto è carissimo, le case sono carissime, ma veramente carissime. E farò un video dedicato proprio a come cercare casa, quanto costano, in quali zone, perché me l'avete chiesto su Instagram. Continuate a seguirmi tra l'altro su Instagram o seguitemi se non lo fate ancora, perché proprio sulle stories, sui post, cerco di dare più possibili informazioni che io stessa recepisco stando qua, ve le passo a voi, così come i video che faccio su YouTube. Quindi in generale, se vi piacciono i video su come cambiare vita, oppure lavorare online, quindi lavorare un po' ovunque nel mondo, cambiare posto, cambiare paese, o in generale l'intercultura, le nuove lingue, seguirmi nella mia vita da espat in giro per il mondo, iscrivetevi a questo canale perché parlerò soprattutto di questi argomenti, anche se anche di altro. Parlerò con italiane che vivono qua e mi fanno sapere la loro esperienza, se gli è piaciuta, non gli è piaciuta, se vogliono tornare in Italia oppure vogliono rimanere qui per sempre e perché. Insomma, tanti, tanti argomenti. Quindi vi saluto, ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!